Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro dicendo: «Fatele fruttare fino al mio ritorno». Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10». Gli disse: «Bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città». Poi si presentò anche il secondo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5». Anche a questo disse: «Tu pure sarai a capo di 5 città». Venne poi anche un altro e disse: «Signore, ecco la tua moneta d'oro, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato». Gli rispose: «Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrai riscosso con gli interessi». Disse poi ai presenti: «Toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Questa parabola ci fa capire quanto è importante avere un'idea vera di Dio. Non dobbiamo pensare che Egli sia un padrone cattivo, duro e severo, che vuole punirci. Se dentro di noi c'è questa immagine sbagliata di Dio, allora la nostra vita non potrà essere feconda, perché vivremo nella paura. E questa non ci condurrà a nulla di costruttivo. Anzi, la paura ci paralizza, ci autodistrugge. Siamo chiamati a riflettere per scoprire quale sia veramente la nostra idea di Dio. E Gesù ci ha sempre mostrato che Dio non è un padrone severo e intollerante, ma un padre pieno di amore, di tenerezza, un padre pieno di bontà. Pertanto possiamo e dobbiamo avere un'immensa fiducia in Lui.